Burnic esce triste e arrabbiato alla fine dell'incontro perso dal suo Como contro la Roma, e ne ha ben ragione, visto che al 35esimo del primo tempo, nell'unica vera azione pericolosa, Todesco non è riuscito a superare Tancredi, fallendo il tocco conclusivo da distanza ravvicinata. Per il resto, una prima frazione da dimenticare. Nella ripresa la Roma, invece, non sbaglia la sua grande occasione e Policano supera Paradisi con un bel pallonetto. Rivediamo al rallentatore l'azione del gol romanista. Da quel momento i giallorossi, con molta furbizia, hanno imbrigliato la reazione del Como e con Giannini sono andati ancora pericolosamente in avanti. Qui Paradisi si salva in due tempi sul forte tiro del romanista. Solo alla mezz'ora il Como è riuscito ad impegnare in uscita Tancredi su cross di Invernizzi, ma nel finale è ancora Föhler di testa a costringere Paradisi alla parata. Il Como, senza quattro titolari e con la difesa rivoluzionata, è apparso nettamente inferiore a questa Roma, molto lenta ma sempre in grado di affondi pericolosi. Ecco al microfono di Bruno Pizzu la voce dei protagonisti. Terza vittoria consecutiva per la Roma, siete a 5 punti dal Napoli, avete rubato al Napoli 3 punti nelle ultime due domeniche, speri qualcosa, Lidl? Io spero di tenere la distanza contro Sampdoria, perché quella è la nostra vera concorrente per la Coppa UEFA. Burnic, solo Iella? No, Iella, la Roma gioca come ha giocato, mi ha fatto il gol oggi, d'altronde avevo visto anche la partita di Napoli, forse abbiamo peccato così di presunzione, nel momento siamo andati in avanti, abbiamo perso la palla in attacco e la Roma ti ha castigato.